chiamo Saverio. Ho 40 anni e prendo 16 euro lordi ad articolo. Sì, faccio il giornalista. E come ogni giovane giornalista che si rispetti, guadagno molto meno del portinaio del mio palazzo. Nulla da togliere al signor Vito, eh. Bravo lui. L'errore l'ho fatto io. Se non fosse per i miei genitori che ogni tanto mi danno una mano, a quest'ora sarei in mezzo a una strada. Volete sapere come sono arrivato a questo punto? Allora mettetevi comodi. Dobbiamo evitare infatti di ritirarci per la situazione tra l'una o l'altra. È un momento difficile. Cosa può fare per lei il nostro comune, signor Rosa? Salvare la mia isola. Lei ha comprato un'isola? No, l'ho fatta. Quante volte vi hanno detto che eravate sbagliati? Scusi, la mascherina. Dai, su, fai il caffè, non rompere il cazzo. Quante volte vi hanno detto che dovevate studiare, che non sapevate niente? Oh, ma che cazzo fa? Siamo a vita al 5G, coglioni! Vedi che c'è? Quelli sbagliati erano loro! Giovanotto, c'è un motivo particolare per cui ho preso questa strada in contromano? Forse non sono io ad essere contromano, ma tutti gli altri. No, guardi, c'è il cartello. Se lo vede dalla mia prospettiva, ho ragione io. Guardi, io dalla prospettiva le ritiro la patente. Giorgio, te vivi in un mondo tutto tuo, ma il mondo non è tutto tuo. Ricordatelo bene che non l'hai costruito te. Beh, allora forse dovrei... Fare cosa? Costruire un mondo tutto mio. Qui, su quest'isola, c'è una sola regola! Se ci credo, è vero! Quindi lei vorrebbe un permesso speciale per rendere legale la sua isola illegale? Esatto. Assolutamente no. Anche perché, tra l'altro, se diventasse legale, non potrebbe opporsi e verrebbe meno il suo essere negazionista. In effetti ha ragione. Un posto dove scienza, competenza, esperienza non contano un cazzo! No! Posso affermare che la terra è piatta, sì. Che il vaccino provoca l'autismo, sì. E che il Covid non esiste! Benvenuti all'isola dei negazionisti! Thomas, cos'hai? Un po' di tosse. Ma li senti gli odori? No. E i sapori? No, mi manca l'aria, forse qualche linea di febbre, ma è tutto bene, tranquilli ragazzi, è tutto a posto. Ho capito il problema, non siamo stati abbastanza prudenti. È il 5G, spacchiamo i telefoni! Avete visto? C'è ancora un sacco di gente scettica. Quindi, per rilanciare la campagna vaccinale, io e il mio team abbiamo lavorato un sacco di settimane, abbiamo fatto un sacco di brainstorming e la prima idea che è venuta fuori è stata quella di creare una pubblicità progresso classica, quindi con una figura dall'indubbia competenza. Per noi del Comitato Tecnico Scientifico, vaccinarsi è di vitale importanza. Dobbiamo infatti abbassare l'indice RT sotto la soglia... Ovviamente non funzionerebbe perché c'è bisogno sì di competenza, ma anche di tanta empatia. Allora abbiamo pensato di coinvolgere un testimonial del mondo dello spettacolo, anche per alleggerire un po' questa tematica così complessa ma anche delicata al tempo stesso, no? Voi grandissimi, non mi siete rotti il cazzo dei virologi, bravi! Qual è il mantra? Figa è fatturato, la doppia F! Da oggi però vi invito a seguire la doppia V! Vivo e vaccinato! Mi raccomando, non fare il giorgiana! Vaccinati! Tac! Punturina, fatturina! La mascherina, giù in cantina! Però qui si rischiava di perdere un po' di serietà. Serviva qualcosa di più accogliente, di più intimo. Vaccino, l'hai mai provato con le pere? Stiamo scherzando? In effetti c'è un po' scappata la mano. Poi si vede che la ragazza in effetti non è un medico. E infatti ci siamo arenati. Tutte le idee erano buone, avevano un punto di forza, ma mancava sempre la spinta finale, fino a quando non si è accesa la lampadina con il successo del cashback. Sì, perché gli italiani non vanno convinti, vanno premiati. Sì, ma con quali soldi? Voglio dire, non è che possiamo pagare tutti quelli che si vaccinano. Basterebbe dire che il 10% del costo del vaccino viene riaccreditato. Signorina, ma il vaccino è gratis.
Appunto. Da oggi è attivo il Vaxback. Per ogni vaccino verrà reso il 10% e per i primi 100 vaccinati la lotteria del vaccino con questo splendido portachiavi in omaggio. Tac. Tranquillo, per me la campagna così com'è funziona. Poi mi dici, troveranno i vaccini? Boh. La pandemia ha sconvolto le nostre vite, cambiando radicalmente il mondo. Vecchi lavori sono morti, ma nuovi lavori stanno nascendo. Ed è per questo che abbiamo inventato Schiavo, la nostra nuova app. Hai fatto la spesa, ma ti sei dimenticato una cosa fondamentale? Oh no, ho fatto la spesa e ho dimenticato una cosa fondamentale. Da oggi per te c'è Schiavo. Schiavo! Il primo assistente personale, analogico e digitale. Ma c'è? Senti, ho sete. Quando arrivo al supermercato a prendere una bottiglia d'acqua? Già che ci sono, prendo una cassa intera. Cosa sono, un cammello? Prendi una bottiglia, poi domani ne prendi un'altra. Schiavo sarà entusiasta di aiutarti in tutte le tue necessità. Sei a casa in smart working e hai una curiosità impellente? Schiavo! Con Schiavo ogni tua curiosità sarà soddisfatta. Cosa c'è? Senti un po', ma che tempo fa a Pescara? Che cazzo ne so che tempo fa a Pescara, guardo su internet. Schiavo. Cioè, devo andare a Pescara? Schiavo è sempre disponibile, H24 e 7 giorni su 7. Così. Che c'è? Comunque a Pescara c'è il sole, cioè c'era il sole stamattina. Ma c'è 7 ore di viaggio. Ma non mi interessa più. Come mi interessa più? Schiavo, spegni la luce. Ma Schiavo può esserti utile in tantissime altre cose. Farti aria quando fa caldo. Schiavo, perché ti blocchi? Sbrogliare gli auricolari col filo, anche se usi quelli senza filo, oppure usarlo come poggiapiedi. Vibra! E per il primo mese avrai uno Schiavo gratis tutto per te. Scaricalo subito. Messaggio pubblicitario con finalità promozionali. Lo Schiavo non conosce i suoi diritti, ma attenzione agli aggiornamenti. Non si risponde in caso di malattie, guasti o rivolte di classe. E basta! Oh! Oh! Io sono un essere umano, eh! Merito un lavoro che mi soddisfi economicamente, socialmente, umanamente. Io cambio vita. Merito di più! Buongiorno, signor De Santis. È soddisfatta del suo contratto telefonico? Testa di cazzo, la quinta volta che mi chiami. Oh, ma ragione. No, non mi dovete più rompere i coglioni, io... capito? Ma io t'ammazzo! Scusatemi, no, non è colpa loro. È che così proprio non è vita, no? Ti dicono che cancellano il numero, poi non lo fanno mai. Allora, ritroviamo le nostre energie positive, torniamo a noi. Facciamo un bel respiro. Ciao a tutti. Ciao. Allora, ben trovati al nostro appuntamento settimanale degli Incoerenti Anonimi. Come sapete, questo è uno spazio condiviso e protetto dove non dovete avere paura di esternare le vostre incoerenze. Allora, c'è qualcuno che vorrebbe cominciare? Vabbè, posso cominciare io? Prego. Ciao, sono il PD. Ciao PD. Sentiamo, PD, quali sono le vostre incoerenze? Vabbè, noi diciamo che vogliamo cambiare i decreti sicurezza e poi non li cambiamo. Diciamo di non voler governare con la Lega e poi ci governiamo. Diciamo di voler fare lo ius soli e non lo facciamo. Sì, bene, sono tutte cose che dici sempre, però proviamo a guardare il quadro più generale. Qual è la vostra più grande incoerenza? Dai, ce la puoi fare. Ah sì, che diciamo di essere un partito di sinistra e poi invece non lo siamo. Bravo PD! Bravo PD! Ciao a tutti, io sono Italia Viva. Ciao Italia Viva. Ciao Italia Viva. Noi abbiamo detto che lasciavamo la politica dopo il referendum perso e siamo ancora qui. Abbiamo sempre contestato i partitini al 2% tipo Mastella e adesso che siamo come loro pensiamo siano fondamentali. Noi abbiamo sempre... Ma voi chi? Noi. Ma perché parli al plurale? Non ti segue più nessuno? Non mi sono ancora abituato. Ah, facciamo comunque un applauso di incoraggiamento. Dai, è merito nostro. Arriva. No, mio. No, va bene. Va bene. Ciao, io sono il Movimento 5 Stelle. Ciao 5 Stelle. Allora, noi abbiamo detto nessuna alleanza e poi in realtà ci siamo alleati prima con la Lega e poi col partito di Bibbiano. Scusami. No, figurati. No TAV. No Draghi, in realtà abbiamo votato tutto, però su una cosa rimaniamo intransigenti, massimo 2 mandati. Cioè, col mandato 0 poi diventano 3, ma poi basta, chiusa lì. Bravo 5 Stelle, grazie! Bravo 5 Stelle, bravo!
Ciao, sono la Lega. Ciao Lega. Niente, noi avevamo una certezza, che odiavamo i Teroni e poi abbiamo chiesto i voti al sud. Poi l'Europa no, poi l'Europa sì. Draghi è cattivo, Draghi è buono. Poi è arrivato il Covid, prima c'è, poi non c'è, poi c'è un po', sulla mascherina, giù la mascherina, apri tutto, chiudi tutto. Ma adesso qual è la vostra posizione? Ma non lo so. Prova a fare uno sforzo, ti sarà rimasta un po' di coerenza, no? Vabbè sì, odiamo ancora i negri e i froci. Bravo. Bravissimo. Grazie. Ciao a tutti, io sono Forza Italia. Ciao, ciao Forza Italia. Vado spedito perché le cose da dire sono veramente tante. Innanzitutto abbiamo sempre fatto gli interessi del nostro padrone spacciando per bene comune leggi ad personam. Siamo stati fra i primi a nominare ministri e assessori totalmente incapaci scelti unicamente per la loro fedeltà. E devo dirlo, insomma, adesso lo fanno un po' tutti. Abbiamo avuto importanti rapporti con Cosa Nostra e questo lo dico con un po' d'orgoglio, insomma abbiamo contribuito notevolmente al declino politico, sociale e culturale dell'Italia, compromettendo totalmente la nostra reputazione all'estero. Poi un'ultima cosa importante, siamo ancora totalmente convinti che Ruby sia la nipote di Mubarak. Mubarak, insomma, come cazzo si dice. Scusami Forza Italia, ma mi sembra un percorso estremamente coerente. Lo so, infatti, io stavo cercando il corso di rumba che mi hanno detto che era pieno di figa. E ti sembra un corso di rumba? No, ma tu mi sembri una gran bella figa però. Vabbè, io vado a ballare, dai. Vabbè, direi che per oggi abbiamo terminato. No, no, 5 Stelle, puoi fermarti un attimo? Ti ricordi, c'è l'intervista di cui abbiamo parlato? Allora, è molto importante. Racconta solo quello che ti senti, ok? Va bene. Io devo ringraziare solo Beppe Grillo se sono qui. Senza di lui a quest'ora io sarei morto. Sarà un momento che il Parlamento, c'è più inquisiti in Parlamento che chiare Bibbia. Io, sembra, quando entri in Parlamento sembra una comunità di recupero. Beh, ce lo ricordiamo tutti a che punto eravamo arrivati, no? Tutti i partiti erano marci, politici corrotti. E a noi, onesti cittadini, non pensava più nessuno. Diciamo che io con la vita ho sempre avuto un po' di difficoltà. Problemi a scuola, lavoretti saltuari, vendevo bibite a San Siro. Pochi ideali e tanta confusione, questo sì. Però di una cosa ero sicuro, la politica non mi aveva mai dato nulla, fino a quando non ho incontrato Beppe. Siamo diventati subito inseparabili. Ero il suo braccio destro, autista, confidente, guardia del corpo. Beppe per me era un fratello. Beppe per me era il padre che non ho mai avuto. Mi ha insegnato quello che nessuno mi diceva. E da buon padre Beppe me lo insegnava in qualsiasi modo, anche con qualche ceffone, ma ci sta. Rifondazione, Ingroia, comunisti italiani, tutti li ho votati. Perché la tentazione del partitino era troppo forte. Poi, su insistenza dei miei genitori, sono entrato nel movimento, cosa che non diresti di una persona che ha studiato, ma sono stato dentro. Per esempio mi ricordo una notte che pioveva, diluviava, la spinta di andare via era troppo forte, io sono scappato una notte, come altri. C'erano le europee, io sono scappato per andare a votare Tsipras. E ricordo benissimo che quella notte Beppe mi ha visto, che scappavo, mi ha seguito, mi ha preso e mi ha gonfiato di botte, mi ha gonfiato di legnate. All'inizio era tutto bello, era tutto facile. Pochi ribelli guidati da pochi ideali. No alleanze, no a compromessi, uno vale uno e primo su tutti, l'onestà. C'era davvero la convinzione di poter cambiare il mondo. Beh, il primo V-Day è stato bellissimo. Era il 2007, era una giornata splendida. Eravamo tutti lì, uniti insieme, a gridare ai partiti, vaffanculo! Noi siamo il popolo, noi siamo onesti, voi siete la casta. Vaffanculo, vaffanculo, vaffanculo! No, scusate, intanto... Pensare al primo V-Day e a come il movimento sia cresciuto esponenzialmente risulta incredibile, quasi impossibile. Tutta l'Italia è stata costretta ad aprire gli occhi e ad ascoltare le richieste di questi outsider. Tutti erano con noi perché, citando Beppe, volevamo aprire il Parlamento come una scatola di tonno.
e il popolo, il nostro, da poche centinaia di persone, si è trasformato in un'onda capace di vincere le elezioni. I miei genitori si sono conosciuti che era il primo V-Day. Mio papà era sotto il palco e mia mamma accanto a lui, solamente che ancora non si conoscevano. Allora mio papà gridò: "Onestà!" E mia mamma, nello stesso momento, gridò: "Onestà!" Si sono guardati e hanno capito di essere fatti l'uno per l'altra. Poi si sposarono e... beh, eccomi qua, detto tra noi. Già Onestà è un nome un po' strano, però se fossi nata maschio, sai come mi avrebbero chiamato? Vaffanculo mi avrebbero chiamato. Vaffanculo. È scontato dire che il Movimento 5 Stelle, fino a che c'è stato Beppe Grillo, ha sempre funzionato. Era una figura ingombrante, severa, violenta, un po' sopra le righe. Ma comunque era pur sempre un leader, no? È altrettanto scontato dire che fino a 100 persone le può controllare Beppe, ma anche 3.000 persone le può ancora controllare Beppe. Ma 13 milioni di italiani sono un po' troppi, eh? È un po' la sindrome del Sacro Romano Impero, la storia ci insegna sempre, no? Ti allarghi troppo, troppo velocemente, se non hai una struttura che controlla, crolla tutto. Certo, il fallimento di un intero movimento lo si può anche capire, ma la violenza non può essere mai giustificata. Appena arrivati in Parlamento, pur avendo il 33%, non avevamo le forze per fare un governo da soli. E io ho pensato, come molti, andiamo a votare. Noi le alleanze non le facciamo. E invece, sorprendentemente, Di Maio ha spinto per l'alleanza con la Lega. E tutti i suoi fedelissimi gli sono andati dietro. E io mi sono opposto in maniera ferma. E loro mi hanno portato in una parte del Senato, che noi chiamiamo in gergo la macelleria, e mi hanno riempito di botte, un sacco di botte. Allora, io la prima alleanza con la Lega l'ho anche supportata. Quella col partito di Bibbiano mi stava facendo incazzare, ma mi sono trattenuto. Ma quando ho visto che abbiamo appoggiato Draghi, lì sono impazzito, sono andato fuori controllo, cioè io volevo spaccare tutto. La taverna mi ha visto durante una riunione, no? Che ero... E cosa ha fatto? Mi ha portato in una stanza buia fuori Palazzo Grazioli, che noi chiamiamo il buco, e mi ha tenuto lì per tutta la durata delle votazioni, senza acqua e senza cibo. Io ho perso 12 kg, Poi li ho ripresi, però ho perso 12 kg. Adesso sto bene, sono uscita dal movimento e dalla politica in generale. Lavoro, faccio la consulente e faccio un sacco di soldi, onestamente. Oggi posso tranquillamente dirlo, mi sento una donna realizzata. Sono uscita dal tunnel dei partiti grazie alla mia famiglia, al mio lavoro e alla cocaina. Io non rinnego nulla, io mi sono salvato grazie al Movimento 5 Stelle, sono single, mi do da fare, vivo con i miei, sì. Ma cerco di far quadrare la mia vita. È ovvio che la tentazione di votare un partitino c'è e ci sarà sempre. Però poi ricordo le botte e la tentazione svanisce. Ora va tutto alla grande. Mi sono ripulito completamente, cerco di fare del bene, guido le ambulanze, sto vicino a mia figlia. I 5 Stelle invece hanno votato anche Draghi. Insomma, si sono praticamente trasformati in tutto quello che volevano combattere. Posso dire solo una cosa: vaffanculo. Ma questa volta a loro. Buongiorno a tutti, io sono il rappresentante delle forze dell'ordine, esclusi i pompieri. Come sapete, purtroppo per noi non sono tempi facili. Già dal G8 del 2001 la nostra popolarità è fortemente calata e con l'avvento dei social network le difficoltà sono aumentate giorno dopo giorno. Cucchi, Aldrovandi, la caserma di Piacenza, lo stupro da parte dei carabinieri di Firenze... Ci avete accusato di essere sadici, violenti, picchiatori, corrotti, stupratori, addirittura assassini. No, no, nessuna mela marcia nella cesta delle forze dell'ordine. Noi siamo e sempre saremo dalla parte del cittadino. E per questa ragione abbiamo deciso di realizzare questo filmato. Venite con me.
Quante volte, passeggiando per la vostra città, vi siete trovati in una situazione come questa? Degrado, sporcizia... Droga! Ecco, due calci in faccia, se parla ancora altri due calci in faccia. Sto scherzando! Noi delle forze dell'ordine abbiamo a cuore anche il drogatello. Droga? Serve droga? Sta un filo esagerando, ma per fortuna stanno arrivando le forze dell'ordine. Chissà come si comporteranno questi luridi sbirri assassini, aiuto! Signor Drogatello, buongiorno! Buongiorno a lei! Droga, droga, vendo droga, volete droga? Stiamo un po' esagerando, signor Drogatello. A malincuore dobbiamo chiedere i documenti. Educati? Ho solo la bamba. Male! L'assunzione prolungata di cocaina provoca danni cardiaci, infarto del miocardio, angina, aritmie. Per non parlare poi delle complicazioni neurologiche. Vertigini, cefalea, ischemia, infarti, emorragie. Premurosi. Che cazzo! Dio, spiriti di merda, io vi ammazzo! No. Sappiamo benissimo che lei è in questa drammatica situazione per colpe non sue. Cattiva educazione, instabilità affettive, perdita del lavoro. Comprensivi. Noi delle forze dell'ordine, esclusi pompieri, siamo qui per dirle che lei può cambiare. Si ricordi, se io posso cambiare, tutto il mondo può cambiare. Puoi farcela, ragazzo. Puoi farcela. Grazie, signori poliziotti. Io non voglio più drogarmi. Io odio la droga. Sì. E voglio fare il poliziotto. Sì. Voglio essere come voi. Mi hai quasi commosso, ragazzo. Vieni qua. Benvenuto a bordo. E andiamo. Avete visto? E questo è soltanto l'inizio. Andiamo avanti ancora un po'. Zucchero, ho una pistola in tasca, sono solo contento di vederti. Ovviamente ho una pistola in tasca. Qualcuno ha bevuto un po' troppo questa sera. Speriamo che questa giovane donna non incontri qualche delinquente. Signorina, buonasera. Buonasera, signorina. Ma che bei poliziotti. Oh, per fortuna sono arrivate le forze dell'ordine. Vediamo adesso cosa combinano questi porci maschilisti. Signorina, le serve aiuto? Mi sono sempre piaciuti gli uomini in divisa, esclusi i pompieri, ovviamente. Signorina, le ricorda che siamo due tutori della legge in servizio. Uomini di Stato sposati con l'arma. Polizia! Ma solo io sento caldo. Signorina, sì, è febbraio, per favore. Si rivesta che si prende un malanno, avanti. Polizia, fa caldo. Ma con questi occhi? Cosa? È lei che mi spoglia? Io? Spogliatoio. Oh. Signorina, per favore, si ricomponga. Allora. Avanti. Copritemi. No, signorina, allora io e il mio collega siamo una coppia omosessuale. Ma veramente? Io lo amo. Ma veramente? Sì. Scusate, io non sapevo, non volevo. Sì. Arrivederci. Io ti amo. Anch'io. Ovviamente non ci sono omosessuali tra le forze dell'ordine, esclusi i pompieri. Non che sia un problema, sia chiaro, però non ci sono. Noi delle forze dell'ordine, prima di puntare il dito contro qualcuno, facciamo sempre delle approfondite e scrupolose ricerche. Abbiamo fermato due possibili sospetti per una rapina in tabaccheria. Che dire, un tempo non sarebbero nemmeno servite le indagini. Noi avremmo ingabbiato il negretto. Problema risolto. Ovviamente sto scherzando, eh? Vediamo allora lato destro, Marco Biondo, 30 anni, biondo, laureato alla Bocconi con il massimo dei voti, padre notaio, madre medico, residente in via del centro storico 2, nessun precedente penale, cattolico praticante, eterosessuale, volontario della Croce Rossa. Caspita, minuziose queste forze dell'ordine. Lato sinistro, Bubangoyu, 30 anni, del Gambia. Permesso di soggiorno scaduto, nessuna dimora fissa, nessun contratto di lavoro, numerosi precedenti penali. Cosa facciamo, collega? Chissà come si comporteranno ora i soliti sbirri corrotti. Torchiamo il biondo, quella faccia pulita non mi piace per niente. Giusto. Ah, chi l'avrebbe mai detto? Dottor Ngoyu, ci dispiace per averle fatto perdere del tempo. Se vuole contestare il nostro operato può rivolgersi all'ufficio reclami. Via telefono, via PEC, come preferisce lei. E faccia attenzione ai malintenzionati. Prego, si può alzare. Prego. Come avete visto, nonostante le illazioni, le forze dell'ordine hanno una condotta... Oh, il negro sta scappando! Guardatelo! Che cazzo ne fai, coglione? Mi chiamo Saverio. Ho 40 anni e prendo 16 euro lordi ad articolo. Sì, faccio il giornalista e come ogni giovane giornalista che si rispetti, guadagno molto meno del portinaio del mio palazzo. Nulla da togliere al signor Vito, eh. Bravo lui. L'errore l'ho fatto io. Se non fosse per i miei genitori che ogni tanto mi danno una mano, a quest'ora sarei in mezzo a una strada. Volete sapere come sono arrivato a questo punto? Allora mettetevi comodi.
Fare il giornalista d'inchiesta con la G maiuscola è sempre stato il mio sogno, anche se mi sono reso subito conto che i tempi erano cambiati. Mi scusi, direttore, volevo proporle un'inchiesta su questo ragazzo che lavorava per questa applicazione scandalosa, Schiavo. Cosa succede? Non contavano più nulla deontologia e professionalità. L'unica cosa importante era essere accattivanti a tutti i costi. Uè, Micromega, ma perché dobbiamo sempre romperci i coglioni con questi mattoni? Io ho bisogno di click, non di pipponi intellettuali. Te la do io una bella inchiestina internazionale. Ah. L'ultimo servizio fotografico di Wanda Nara tra Dubai e Parigi. Tu scrivi una cazzata in didascalia e i lettori votano sui social. Quali sono a Dubai, quali sono a Parigi? Rispondi alla domanda. C'hai anche il titolo adesso. Su, 20 minuti in redazione. Va bene, direttore. Queste logiche avevano preso il sopravvento e se volevo sopravvivere ero costretto ad assecondarle. Ero diventato clickbaiting dipendente, come un qualsiasi quotidiano online. È strano, non so che cacchio c'è, amore. Amore. Pronto a tutto pur di attirare l'attenzione. Amore, tua madre ha avuto un incidente. Cosa? Sì, una tragedia, guarda. No, ma come? Come un incidente? Guarda, non c'è più niente da fare, guarda, il tacchino si è bruciato praticamente, un incidente domestico. Ma sei scemo? No, è che ti stavo dicendo una cosa importante, cioè non mi sento bene. Ale! Per farmi notare, dovevo essere sempre e comunque controcorrente. Allora, che dite di sto vaccino? Lo fate, no? Vabbè, certo, è sicuro. Poi i medici sono tutti d'accordo, eh? Ah, sì, sì. Non tanto per completezza di informazione, ma solo per creare polemiche e futili discussioni. Beh, se proprio tutti d'accordo, non direi, eh. Che senso? Non tutti i medici sono d'accordo sulla sicurezza di questo vaccino. Guarda che la comunità scientifica è concorde. Questo lo dici tu. Ad esempio, il dottor Fiesta, che è uno dei medici di base più quotati a Pavia, l'altro giorno ha fatto un post dove espone le criticità, i dubbi di questo vaccino. No, vabbè, ma ho capito, ma non possiamo mettere sullo stesso piano l'intera comunità scientifica unanime e il dottor Fiesta. Cioè... Ma io non sto facendo un paragone, solo dicendo che il dottor Fiesta è un medico e non è d'accordo con altri medici. Tutto qua, cioè, riporti i fatti. Ora posso dire, la mia vita è un vero inferno e io non so più come uscirne. Bici sul marciapiede, America di Perquest, indebitato schianto mortale. Stefano Massini, parole di piano, Bassano e Valentino. Nella bici non funziona, aveva appena fatto il vaccino. Le nostre città invece dagli esseri. Metti l'olocausto con la raccoglie del cacca dei cani. Dalla messa alla camorra, raccoglie la cacca del cane, appena fatto il vaccino. Può capitare un cazzo. L'attore non regge, non ci sette con sanità. Chi ha il pane, Lisa Chirico, il caffè di una sindrea Milberle, con raccoglie la reazione, aveva appena fatto il vaccino. Ho scelto il lavoro più bello del mondo nel periodo peggiore in cui farlo. Volete sapere come va a finire?